canale YouTube di Luigi Gaudio. La parafrasi, l'analisi e il commento. Attenzione ragazzi, tutte le cose che abbiamo fatto finora in poesia non sono fine a se stesse. Cioè non è che abbiamo studiato tutte queste figure retoriche, ad esempio, per fare un esercizietto, magari certe volte durante l'interrogazione la posso anche fare, di individuazione di una figura retorica e basta. No, non è una cosa matematica. Tutte queste cose devono essere finalizzate allo scopo fondamentale, che è quello di leggere una poesia, di capirla, di comprendere il significato e anche di comprendere tutta la ricchezza, diciamo, linguistica, espressiva, che è presente in una poesia. In fondo noi quello che vogliamo fare è proprio questo, no? Cioè vogliamo leggere delle poesie che sono un'espressione di quello che profondamente sentiamo dentro di noi. Quindi il poeta è riuscito a sintetizzare quello che forse noi non riusciamo tante volte ad esprimere. Non scriviamo e leggiamo poesie perché è carino, noi leggiamo e scriviamo poesie perché siamo membri della razza umana e la razza umana è piena di passione. Medicina, legge, economia, ingegneria sono nobili professioni necessarie al nostro sostentamento, ma la poesia, la bellezza, il romanticismo e l'amore sono queste le cose che ti tengono in vita, dice il professor Keating nel film di Peter Weir, L'attimo fuggente. Insomma, in sostanza, vogliamo capire e leggere bene delle poesie, questo è il nostro scopo, no? Anzitutto, per esempio, dobbiamo essere in grado di capire, di comprendere una poesia. Io direi che un'operazione importante per arrivare ad una comprensione chiara della poesia è quella della parafrasi. In che cosa consiste la parafrasi? La parafrasi consiste in tre passaggi. Quali sono questi tre passaggi? Primo passaggio, non dobbiamo più andare a capo quando facciamo una parafrasi. Non è come quando facciamo una poesia. Quindi una poesia, alla fine del verso si va a capo. Quando si fa la parafrasi è proprio una sorta di traduzione della poesia in prosa, giusto? Quindi quando facciamo una prosa non andiamo più a capo. Dobbiamo togliere i versi e gli a capo. Poi dobbiamo riordinare, ad esempio, se noi abbiamo la famosa poesia I soldati di Ungaretti, si sta come d'autunno sugli alberi le foglie, dobbiamo riordinare questa poesia. Da un punto di vista sintattico, ad esempio, sarebbe più usuale, comune, ordinarla in questo modo, si sta come le foglie, cioè se la similitudine è quella, da mettere insieme col verbo, non si sta come d'autunno, ma si sta come le foglie sugli alberi d'autunno, semmai. Ecco, poi però dovremmo anche tradurla, ad esempio nella parafrasi potremmo dire semplicemente gli uomini, i soldati, ma gli uomini in generale, no? Stanno come le foglie sugli alberi in autunno, quindi destinate a cadere da un momento all'altro. Attenzione però, la terza operazione, quindi dicevamo, la prima operazione, togliere i versi, passare dalla poesia alla prosa, la seconda riordinare, la terza operazione è una sorta di traduzione. Quindi nel caso della poesia di Ungaretti, che abbiamo appena letto, tutti i termini appartengono al linguaggio comune e non c'è bisogno di tradurre o spiegare il significato di uno di questi termini. L'unica cosa strana eventualmente è questo impersonale, si sta, che è abbastanza significativo. Invece in tante altre poesie occorre proprio tradurre i termini che sono particolarmente ricercati e quindi come ultima operazione della parafrasi bisogna lavorare sul lessico. Ad esempio la poesia antica, ad esempio la poesia medievale o anche rinascimentale, come questi versi di Torquato Tasso, devono essere tradotti. Ci sono delle parole che non corrispondono a quelle che noi utilizziamo generalmente nella lingua italiana del nostro secolo. Qui abbiamo dei versi tratti dalla Gerusalemme liberata. Non cedo io no, fia con memoria eterna delle mie offese ed eterno anco il mio sdegno. Risorgerò nemico, ogni or più crudo, cenere anco sepolto e spirito ignudo. Siamo nel nono della Gerusalemme liberata.
non ricordo di preciso chi sta pronunciando queste parole, ma sono appunto dei soldati che stanno combattendo sotto le mura di Gerusalemme, da una parte insomma, i cristiani, insomma, e dall'altra i musulmani. Io non cedo, no. Fia, la parola fia è un verbo, non corrisponde al nostro un linguaggio usuale. Va tradotta in questo modo: sia, ecco, sia con memoria eterna, cioè rimanga insomma, con memoria eterna delle mie offese, eterno anche il mio sdegno, anche al posto di anco, anche il mio sdegno sia eterno insieme con il. Fia con memoria eterna delle mie offese, anche non solo il ricordo, ma anche lo sdegno deve essere eterno. Risorgerò nemico ognor più crudo, cioè risorgerò se, se, sarò sempre più crudele, nemico quindi. Cenere anco sepolto e spirito ignudo, se per caso dovessi morire, quindi, anche se dovessi morire, anche quando io morissi, anco sepolto, anche al posto di anco, io risorgerò, cioè continuerò ancora a vivere, spirito ignudo, cioè pur essendo ormai puro spirito, in quanto non avrò più il corpo perché sarò ucciso, comunque continuerò a combattere. E questo è più o meno quello che esprime Torquato Tasso in questi versi. Come vedete, abbiamo dovuto proprio tradurre in un certo senso alcune delle espressioni di Torquato Tasso, ma non solo nella poesia antica, medievale, rinascimentale o settecentesca, occorre fare questa operazione. Certe volte, anche nella poesia moderna, o ottocentesca o novecentesca, bisogna tradurre delle espressioni, perché il poeta utilizza a bella posta, cioè consapevolmente, utilizza delle parole che appartengono a un registro aulico. Aulico, la parola aulico deriva da aula. La parola aula nel latino medievale, ad esempio, significava reggia. Quindi la lingua che si parla nelle regge è una lingua aristocratica, insomma. È una lingua particolare, il poeta, ma lo stesso Leopardi anche, che pure ha operato una svolta essenziale nel lessico poetico della storia della letteratura italiana, lo stesso Leopardi comunque utilizzava queste espressioni che lui chiamava rare e peregrine per dare alla sua poesia una certa solennità e importanza universale. Ecco. Ad esempio, in una poesia di Montale, da Portovenere, Upupa, ilare uccello calunniato dai poeti. Dice ilare, no? Quindi giocondo, invece di usare magari insomma, un termine più usuale, usa ilare. Che roti la tua cresta sopra l'aereo stollo del pollaio. Qui, insomma, dice roti, invece che giri la tua testa, oppure ruoti, ecco, invece dice roti, ecco. Al posto di ilare si poteva usare allegro, dicevamo, al posto di roti, ruoti la tua testa, la tua cresta. Poi dice sopra l'aereo stollo. Stollo sarebbe il palo del pollaio, è come un finto gallo giri al vento. Anche, vedete, anche in questa poesia di Montale sono state usate delle espressioni un po' particolari, delle parole, ecco, che appartengono a questo registro aulico, come stollo al posto di palo. Ecco. Va bene, passiamo adesso all'analisi e al commento. In fondo, ecco, noi dobbiamo fare. Dobbiamo arrivare poi a questo. Qual è il nostro scopo, no? Lo scopo è quello di arrivare a un commento della poesia. Quindi occorre però passare dall'analisi. Per quanto riguarda l'analisi della poesia, possiamo fare riferimento a tutto quell'armamentario, quegli strumenti, insomma, che abbiamo studiato fino ad oggi. Quindi, quando facciamo l'analisi della poesia, dobbiamo analizzare le caratteristiche metriche, che rime ha, qual è il componimento poetico, quindi cos'è un sonetto, una canzone, eccetera. Poi che rime ci sono, rime alternate, incatenate, eccetera. Poi eventuali figure metriche, quindi sono sinalefe, dialefe, dieresi,
Perché anche queste sono significative. Se c'è una diesi è significativa, perché vuol dire che là dobbiamo fermarci un attimo. Ci si sofferma su quella parola, no? Forse perché della fatal quiete, sulla parola quiete all'inizio del sonetto Alla sera di Ugo Foscolo. Le caratteristiche ritmiche, gli accenti, le pause, l'enjambement, le rime. Le caratteristiche foniche, suoni chiave, le figure foniche, l'abbiamo appena detto adesso nell'interrogazione. Non è indifferente dire che c'è un'allitterazione fra foglia, fragilità e fratelli, perché in quella poesia di Ungaretti cioè, esprime qualcosa questa allitterazione. Le caratteristiche grafiche, ad esempio i versi brevi, vedremo i versicoli, ad esempio li vedremo fra poco di Ungaretti. Le caratteristiche semantiche, cioè i campi semantici prevalenti, no? Dicevamo per esempio la luce o le tenebre, no? Le figure del significato, quindi metafore, similitudini, le parole chiave, le caratteristiche sintattiche, le caratteristiche lessicali. Tutte queste devono essere analizzate, ma per arrivare poi al commento, ecco, il commento. Il commento quindi è questa. Dicevamo lo scopo in fondo della nostra lettura della poesia. Vogliamo arrivare a capire bene, comprendere il significato di questa poesia. Non possiamo però farlo solo, adesso l'abbiamo capito, così fidandoci del nostro istinto. No, dobbiamo fare una parafrasi e quindi ricostituire l'ordine sintattico, dobbiamo fare l'analisi. E poi dobbiamo fare anche la contestualizzazione. Che qual è la contestualizzazione? Abbiamo già parlato dei rapporti intratestuali ed extratestuali. Intratestuali, tra un testo e l'altro dello stesso autore, tra un testo di quell'autore e testi di autori dello stesso periodo o della stessa scuola poetica. Rapporti extratestuali, quindi che cosa accadeva in quel periodo, qual è, insomma, il contesto storico, no? Quindi dobbiamo fare questa contestualizzazione, dobbiamo conoscere se possibile anche un po' la vita dell'autore e poi dobbiamo fare l'analisi e da questo poi arriveremo al tema, perché vogliamo capire bene il senso profondo della poesia, no? E così arriveremo a cogliere i temi fondamentali che sono presenti in una poesia. Adesso faremo un esempio di questo commento, il commento di una poesia. Altri video didattici